Di che c'ho paura è poco, ragazzi. Guardando lo stato attuale di forma dell'Inter, seppur poi se deve giocare una partita importantissima in Champions League contro il Milan, ma abbiamo visto quello che ha fatto il Milan contro la Lazio. Le milanesi non mollano, non vogliono mollare neanche di un centimetro e noi siamo completamente rimaneggiati. Non avevamo più nessuno, difesa, centrocampo, se stiamo a inventare le formazioni, di conseguenza, sì, il traguardo, l'obiettivo è importantissimo, ma non ho buone vibes, onestamente, per questa partita. E adesso arriviamo al mio pronostico, marcatore e risultato esatto, ma come sempre, diamo immediatamente il via alla super sigla, quella più bella, ammaliante, sensuale, romanista, youtubistica, gioventes, smadonnante, le nonne, le zie, le cugine, non ci so cose più divine di YouTube Italia. E mo' vi faccio il pronostico, vai, che c'ho un'ansia, c'ho una peperoncina al culo, c'ho. Dai, che sta quasi per cominciare, tra l'altro. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibodi bidè. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibodi bidè. Vi ricordo, se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, che c'è un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione, cliccate, scaricate, lo ripeto, in maniera completamente gratuita OneFootball, ma se ancora non l'avete scaricata, voi mi dovete dire che cosa state aspettando. Non sapete che cosa vi state perdendo e non ve lo ripeto quello che offre OneFootball. Fidatevi di me e scaricatela gratuitamente dal link in descrizione. Io confermo il 2-1 dell'Inter, quindi 1-2, segnano Correa e chi segna l'altro gol? Lautaro Martinez, che ovviamente, anzi, sì, Lautaro Martinez che subentrerà perché non parte titolare, e alla Roma il gol lo fa Dybala. Probabilmente, ipotizzo, giocherà gli ultimi minuti, farà il gol della bandiera, tra virgolette. Risale il polpettone, ragazzi, vai. Manca pochissimo che sta per cominciare. La tradizione del pubblico che comprende il coro, adesso si parte con il possesso per l'Inter che manovra il primo pallone. Darmian, l'Inter deve confermare i segnali straincoraggianti. Sono partiti. Dai che si comincia, raga. Mamma mia, ecco, Belotti già si è perso palla per strada. Possibilità per Tiro! il primo spunto, aveva seguito Pellegrini fuori. Non so de quanto, però Onana sì, quella è la era in controllo. No, era fuori de parecchio. Spiri, Spiri, prova ad avanzare. Punta e salta? Non salta, mette in mezzo una schifezza, va bene. Cioè, non va bene, ma va bene. Non era male, ha pure stoppato Bove. Non so se era fuori gioco, stava solo davanti al portiere, ragazzi. No! Deviazione. Vediamo se è calcio È d'angolo. Sì. angolo. No! Tutto solo! Dupfris alza la testa, deviazione decisiva da parte di Cristante. Ma Bove è isolato. Americana a cercare Non ce Pellegrini. la fa. Pellegrini col Tiro! Pellegrini Tiro! Conclusione che finisce alta, c'è anche la deviazione. Bravo Nana qui. E calcio La d'angolo per la toccata. Roma. È passato. Butta via sta palla, rimortacci tua. Guarda che stavo a fa'! Ma para, Rui Patricio ancora. Tiro da fuori di Çalhanoğlu. Allora, siamo arrivati al minuto 31 del primo tempo. E onestamente è una partita bloccata. È una partita chiusa. Si gioca molto a scacchi. Si gioca anche a specchio. La Roma per il momento si chiude bene, nonostante le tante assenze. L'Inter prova a girare palla e ad entrare, ma per ora ha difficoltà. Dumfries, palla profonda, No! secondo Porco! Disperato di Cristante, che ha provato a salvare la porta giallorossa, l'ha messa dentro lui. Ma tutto è nato da una gran palla filtrante di Brozovic, dalla pazienza dell'Inter in fase di circolazione. Dumfries ha fatto il resto. Di Marco è stato perfetto. La palla in mezzo, ragazzi. Errore nostro grosso. Ho sottolineato, la Roma è stata fin qui molto attenta nella Cioè, non ho gestione. fatto in tempo a dirlo, ragazzi. Non ho fatto in tempo a dirlo che abbiamo commesso un paio d'errori a livello difensivo, ragazzi. Sono entrati e l'hanno buttata dentro. La vedo male, ragazzi. Ma la vedo veramente male, 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 male. Sei passato in svantaggio. La vedo malissimo. La battuta di Pellegrini che va a cercare il colpo di Colpo testa. di testa di Ibañez alta. Questa è un'occasione. Poi Sarebbe troppo importante pareggiarla subito, ragazzi. Butta sta palla. Pazzo! Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini.
stato giudicato regolare quello di Çalhanoğlu, allora occhio a Brozovic che poi viene chiuso. Mamma mia, meno male che ha chiuso. Raga, da calcio d'angolo, ragazzi, c'hai l'ultima opportunità prima della fine del primo tempo. È uno dei nostri cavalli di battaglia. Dai, raga, su. Serve questo, perché tecnicamente oggi non ci sei. Te manca la qualità. In mezzo. Niente. Poi pallone che ma perlomeno sembriamo in questi primissimi secondi aggressivi. È già qualcosa, l'atteggiamento, la personalità. Ci vuole questo per cercare di almeno di pareggiarla sta partita. Pure i tunnel, mo. Correa. Chiudetelo però, meno male che questo tira le scuregette. Attenti! Mamma mia, come prima, oh! Come prima, oh! Zaleschi palla sul mancino, prova! Che tiretto! Dice, perlomeno hai fatto una conclusione. L'Inter comunque dietro, ragazzi, è messa bene. La fase difensiva è perfetta, praticamente perfetta. E lo ripeto, a noi perché ci manca la qualità a centrocampo e là davanti, che poi soffriamo, non riusciamo a entrare. Mamma mia, ragazzi. Deviata calcio d'angolo. Chiedono fallo di mano, ma abbastanza decisi io ovviamente da qua che posso vedere. Però se c'è qualcosa ci pensa la VAR. L'ha presa. Però, ma ha toccato un'altra parte del corpo. E infatti non gli ha dato niente, ragazzi. Vai! Ha toccato! Ragazzi, stiamo a provare con tutte le forze che abbiamo. Con gli unici calciatori che ci sono rimasti. No! Decisivo della copertura qui su Lautaro. Cristante non lo aveva servito benissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Guarda questi che cambi che fanno, ragazzi. Mkhitaryan e De Vrij. È entrato con Lautaro pure, eh. Cioè, giusto per farvi capire la dimensione, la profondità, l'ampiezza della rosa. Guarda che ha fatto il bagno, non ci posso credere. C'è porco. Ibañez era stato bravo nel capire, poi però ha regalato palla e qui l'incredulità di questo arbitro giallorosso. C'è sull'errore clamoroso perché sul lancio dei bastoni la lettura di Ibañez era stata ottima, anche il primo controllo, ma poi ha consegnato praticamente, lo vediamo, il primo taglio, Cristante segue il primo taglio, Ibañez segue il secondo, qui fa un buonissimo anticipo, ma poi ha freddo. Consegna la palla a Lautaro. E ovviamente verrà verificata la posizione di Lukaku. No, ingresso in campo al posto di Belotti. Non ho parole. Perché arriva il destro. Mamma mia, fuori de poco. Attento, attento che te menano. Il fischio finale del match. È così.